Tagliai qui, qui e qui. In meno di 20 minuti tutto era finito, compresa la pulizia. Potrei anche dimostrarlo ora. Così, nel 1946, la saponificatrice di Correggio, al secolo Leonardo Cianciulli, dichiarò in tribunale di essere disposta a far vedere come si fa a pezzi un cadavere, in poche mosse. Quella dimostrazione in realtà non fu mai autorizzata, anche se la leggenda vuole che all'imputata fosse stato fornito dal giudice il cadavere di un vagabondo da smembrare e che lei lo avrebbe fatto in soli 12 minuti, senza scomporsi. Prima di tutto però i fatti. Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, secondo capitolo dedicato alla serial killer italiana famosa a livello mondiale, Leonarda Cianciulli. Se vi siete persi la prima parte del video, lo ritrovate qui, qui sopra. Andate a vedere perché in quella prima parte del video vi spiego l'infanzia e le motivazioni che hanno spinto Leonarda a commettere quello che vedremo in questo video. Facciamo solo un piccolo passo indietro a dove ci eravamo lasciati. Leonarda nasce a Montaglia in Irpinia, ma a 37 anni vive con la famiglia Lauria, marito e quattro figli. Avviene però il tremendo terremoto dell'Irpinia e del Vulture che distrugge la casa della famiglia, per cui Leonarda, il marito e i quattro figli a seguito si trasferiscono al nord, in un piccolo paesotto in provincia di Reggio Emilia, che è Correggio. Qui Leonarda si rimbocca subito le maniche e a un certo punto del suo percorso rimane da sola. Il marito, infatti, che nel frattempo aveva iniziato a bere ed era un impiegato nell'ufficio del registro e del catasto, la abbandona, abbandona lei e i quattro figli. Leonarda però si è ormai conquistata una certa fama e una certa posizione sociale a Correggio, grazie a due attività. Da una parte un piccolo ma fiorente commercio di abiti e di mobili usati di seconda mano che rivende a casa sua. Sempre nella sua casa, che è il suo focolare dove accoglie tantissime persone, Leonarda offre i suoi servigi di maga e di fattucchiera. Legge il futuro e toglie il malocchio. La Cianciulli era una leader nata, una donna accattivante, che col suo fascino puntava a esercitare un controllo assoluto su chi la circondava, ridotto a mero oggetto da sfruttare. Le uniche soddisfazioni le derivavano dalle sue manie di grandezza e dalla deferenza che le riservavano gli altri. Ma dietro a questa facciata di concittadina stimata, donna a modo e madre esemplare, Leonarda maturò il suo spietato piano criminale. Tra il 1939 e il 1940, alle porte dell'entrata in guerra dell'Italia nel secondo conflitto mondiale. Ma che cosa c'era dunque nella mente di Leonarda? Lo abbiamo visto l'altra volta, ve l'avevo spiegato nel dettaglio. Il suo delirio criminale scattò appunto poco prima della guerra, quando i suoi tre figli maschi, ormai maggiorenni, quasi maggiorenni, furono dichiarati idonei al servizio di leva. In particolare però Giuseppe, il suo figlio prediletto, correva proprio il rischio di essere chiamato al fronte. Il terrore di vederseli, e nello specifico di vederselo strappare via per rischiare la vita sul fronte, fece scattare il blackout mentale e totale di Leonarda. La Cianciulli aveva infatti un rapporto ossessivo con questi quattro figli, gli unici che erano sopravvissuti dopo che lei aveva iniziato ben 17 gravidanze. 10 figli erano morti in culla, 3 per aborto spontaneo. I rimanenti 4, 3 maschi e una femmina, diventarono per lei appunto una vera e propria ossessione. A quel punto, leggo, scattò in lei l'idea del salvataggio dei figli in cambio del sacrificio umano di altre anime innocenti. Questo lo spiega Raffaella Sette, che è docente a Bologna di sociologia criminale ed è stata anche la mia docente nel corso di scienze politiche proprio di sociologia criminale. La dottoressa Raffaella Sette, però, oltre che occuparsi di sociologia criminale, è anche una grafologa e lei esaminò appunto il carteggio tra la madre e il figlio maggiore Giuseppe, che poi a sua volta venne anche lui accusato di concorso in triplice omicidio e venne indagato, poi però prosciolto da tutte le accuse. La Cianciulli era stata fin da piccola estremamente suggestionabile. Era cresciuta circondata da maghe e chiromanti che a suo dire le avevano predetto un futuro pieno di sciagure. Una maledizione su tutte, l'avevamo visto, pesava in una maniera inaffrontabile sulla vita di Leonarda, quella di una zingara che le aveva detto sì che avrebbe avuto figliolanza, avrebbe avuto tanti figli, ma che li avrebbe visti tutti morire. A questa maledizione si era aggiunta quella della madre di Leonarda, con la quale lei ha sempre avuto un rapporto terribile, un rapporto burrascoso. La madre infatti gettò su di lei una maledizione, augurandole una vita piena di tormenti e di sofferenze. A suggerirle una via di uscita sarebbe stato l'intervento di una Madonna nera, questo ci racconta Leonarda, che le era apparsa in sogno chiedendole il sacrificio di vite umane
in cambio della salvezza dei suoi figli. La superstizione di cui era intrisa la sua mentalità aveva quindi deformato la sua visione della realtà e soprattutto la sua visione del bene e del male. Uccidere non le sembrò poi così aberrante se sull'altro piatto della bilancia c'era lo stesso sangue del suo sangue. Il suo memoriale, il memoriale che Leonardo ha scritto dopo gli omicidi nel manicomio criminale, che conta più di 800 pagine, rivela anche che Leonardo aveva una doppia personalità. Parlava alternativamente di sé come di Nardina, così la chiamava la madre, e di Norina, così la chiamava il padre. La prima era la madre che soffriva, la seconda era la donna che agiva. Nardina Norina non temette quindi di sporcarsi le mani per salvare e per difendere i propri figli e non se ne fece mai un cruccio. Arriviamo quindi al primo omicidio. Siamo verso la fine di agosto del 1940. La prima vittima di Leonardo Cianciulli è un'anziana signora di 73 anni che si chiama Faustina Setti. Faustina era un'inguaribile romantica. Cercava un uomo, cercava un compagno di vita. La Cianciulli le disse quindi di averle trovato un marito a Pola. Le consigliò quindi di vendere tutto, ma si raccomandò con l'amica di non parlarne con nessuno, perché avrebbe potuto scatenare delle invidie. Il giorno della partenza, Faustina, piena di gioia, si recò a casa dell'amica per salutarla e per ringraziarla. E qui la buona e cara Leonarda gli offrì il suo aiuto. Dato che Faustina era semianalfabeta, Leonarda la convinse ad entrare e si offrì di scriverle di suo pugno delle cartoline e delle lettere, che così poi Faustina avrebbe potuto comodamente spedire da Pola per salutare gli amici e conoscenti che si sarebbero domandati dove fosse finita e quindi per rassicurarli sul suo buono stato di salute e sull'aver trovato finalmente un compagno. La povera Faustina però non incontrò mai la sua anima gemella. Quel giorno stesso Leonarda, mentre Faustina era china a guardare piena di gratitudine quelle cartoline e quelle lettere, la uccise da dietro con un'arma bianca a colpi di scure, dopodiché la trascinò in uno stanzino. Qui fece a pezzi il suo corpo e fece colare sangue all'interno di un catino. A tal proposito, nel suo memoriale, Leonarda scrisse: gettai i pezzi nella pentola, aggiunsi 7 kg di soda caustica che avevo comperato per fare il sapone e rimescolai il tutto finché il corpo sezionato si sciolse in una poltiglia scura e vischiosa, con la quale riempì alcuni secchi che vuotai in un vicino pozzo nero. Quanto al sangue del catino, aspettai che si coagulasse. Lo feci seccare al forno, lo macinai e lo mescolai con farina, zucchero, cioccolato, latte e uova, oltre un poco di margarina, e mescolai il tutto. Feci una grande quantità di pasticcini croccanti e li servii alle signore che venivano in visita, ma ne mangiammo anche Giuseppe e io. Qualche giorno dopo questo primo aberrante omicidio, Leonarda, scaltra, mandò suo figlio Giuseppe a farle una commissione. Lo spedì a Pola. Da lì Giuseppe avrebbe dovuto spedire le cartoline e le lettere che dovevano arrivare destinatario ovviamente con il timbro postale giusto. Inoltre Leonarda, che non voleva proprio sprecare nulla, vendette anche tutti gli indumenti di Faustina, anche perché ricordiamoci la vendita di abiti e di mobili era la sua primaria occupazione. Seconda vittima, Francesca Clementina Soavi, 55 anni. In questo caso Francesca non aveva desiderio di trovare un compagno, ma desiderava un lavoro nuovo, un lavoro diverso, lontano da Correggio. Era infatti un'insegnante. Leonarda le disse allora di averle trovato un lavoro nel collegio femminile di Piacenza. Francesca accettò con gratitudine e anche lei, la mattina del 5 settembre 1940, andò a salutare e soprattutto a ringraziare la cara Leonarda. Anche qui la Cianciulli convinse la donna senza fatica a scrivere delle lettere lì sul posto immediatamente. Scrivi pure queste lettere, così le invierai con comodità direttamente da qui, da Correggio. Nessuno saprà quindi dove sei andata. In questo modo potrai evitare di far sapere ai tanti ficcanaso di Correggio la tua destinazione di arrivo. Posata la penna, stesso copione, Leonarda si avventò sull'amica, ancora china sul tavolo, e la fece a pezzi con la scure. Da questo omicidio però guadagnò solo le 3.000 lire che la Soavi aveva con sé. Leonarda però si fa un po' prendere dalla fregola e per ricavare ancora maggiori guadagni dice a tutti che Francesca l'aveva incaricata di vendere tutti i suoi mobili, tutti i suoi veri vestiti, e quindi vende anche quelli. Leonardo però non poteva saperlo, ma Francesca non riuscì a tenere la bocca chiusa sul suo imminente trasferimento, ne aveva infatti parlato con una vicina.
La vicina si insospettì un po', però poi lasciò correre. Insomma, quando vide che l'amica effettivamente era sparita, era scomparsa, non ne fece parola con nessuno, anche perché la scomparsa di una donna all'epoca in realtà si sommava alle centinaia di morti e disparizioni che la guerra ogni giorno faceva. La terza e ultima vittima era molto più conosciuta delle altre due. Si chiamava Virginia Cacioppo ed era un'ex cantante lirica caduta in disgrazia, che però aveva goduto di una notevole fama. Virginia sarebbe diventata la segretaria di un fantomatico dirigente teatrale che magari avrebbe potuto anche reintrodurla nell'ambiente che tanto lei desiderava. Pregò però anche a Virginia di non farle parola con nessuno, sempre per evitare le maldicenze, le invidie e le cattiverie. Inoltre le disse anche di più: questo fantomatico dirigente teatrale era stato un suo amante, quindi Leonarda si sarebbe potuta trovare in difficoltà qualora la sua famiglia fosse venuta a conoscenza che Leonarda ancora era in contatto con lui. Quindi Virginia era entusiasta della proposta e il 30 settembre 1940 andò da Leonarda per salutarla e ringraziarla. Di lei la Cianciulli disse: finì nel pentolone come le altre due. La sua carne era grassa e bianca. Quando fu disciolta, aggiunsi un flacone di colonia e dopo una lunga bollitura ne vennero fuori delle saponette cremose accettabili. Le diedi in omaggio a vicine e conoscenti. Anche i dolci furono migliori. Quella donna era veramente dolce. Fu proprio la cognata di Virginia, la cognata dell'ultima vittima, ad insospettirsi. Anche perché aveva visto Virginia entrare per l'ultima volta nella casa della Cianciulli. Virginia inoltre era una donna con un gran contegno, con un gran riserbo. È vero, era una donna sola, ma era conosciuta, aveva amici e aveva dei parenti. Non era possibile che fosse scomparsa così nel nulla, senza lasciare nessuna traccia di lei. Quindi era entrata l'ultima volta nella casa di Leonarda, che poi, guarda caso, aveva venduto gli stessi vestiti di Virginia. Qualcosa non torna. Decise quindi di confidare i suoi sospetti al questore dell'epoca, il commissario Serrao, questore di Reggio Emilia, il quale seguì le tracce di un buono del tesoro che era stato depositato al banco di San Prospero da un parroco. Convocato dal questore, il prete disse di aver ricevuto questo buono da un tale Abelardo Spinarelli, amico della Cianciulli. Lo stesso Abelardo Spinarelli, convocato, disse: beh, io questo buono l'ho ricevuto da Leonarda Cianciulli per il saldo di un debito. Le tracce quindi portavano tutte lì, tutte da lei, da Leonarda, la quale confessò i suoi 3 omicidi senza troppa reticenza e senza peraltro nemmeno batter ciglio. Davanti all'agente di polizia Valli, che la interrogò e le chiese ripetutamente: ma che fine hanno fatto queste 3 donne? Dove sono sparite? Lei rispose: ebbene, me le ho mangiate le mie amiche. Se vuole essere mangiato anche lei, son pronta a divorarlo. Le scomparse me le avevo mangiate, una in arrosto, una stufato, una bollita. E nelle sue memorie aggiunse anche un inquietante: se sapeste cosa c'era di verità in queste parole. La Cianciulli fu arrestata nel 1940, ma salì sul banco degli imputati solo nel 1946. Infatti il processo fu ritardato a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'arresto, Leonarda fu sottoposta a perizia psichiatrica da un importantissimo medico del tempo, Filippo Saporito, docente all'Università di Roma e direttore del manicomio criminale di Aversa. Saporito giudicò la donna affetta da psicosi isterica e totalmente inferma di mente. La sezione istruttoria della Corte d'Appello di Bologna però ribaltò totalmente questa diagnosi, si inferocì e dichiarò che Saporito era stato addirittura stregato dalla Cianciulli, da questa maga, da questa fattucchiera. Ritenne quindi Leonarda pienamente imputabile, solo semi-inferma di mente e quindi colpevole di triplice omicidio. Non vi erano infatti dubbi, vi erano numerosi elementi che riconducevano a lei. Lei continuava a dire che Virginia Cacioppo, la terza vittima, cercava a tutti i costi un uomo. In realtà, a detta di tutti, Virginia aveva fama di avere un certo contegno e quindi non ce la vedevano a essere in cerca di un uomo al punto da sparire. Ma oltre a questo c'era molto di più. Furono infatti ritrovati dei reperti d'ambiente nel pozzo e nella casa della Cianciulli, come ad esempio sangue dentiera appartenente a una delle vittime. Dati tutti questi elementi e ovviamente anche la confessione di Leonarda Cianciulli, si ritenne certa la colpevolezza della donna. La Cianciulli in realtà confessò tutto senza problemi. L'unica cosa che le stava a cuore era il figlio Giuseppe,
Lui non doveva essere in nessun modo coinvolto in questa vicenda. Vi ricordate che il figlio Giuseppe in due casi in realtà aveva spedito le cartoline e le lettere, sia per quanto riguardava Faustina Setti, la prima vittima, ma anche per quanto riguardava Francesca Clementina Soavi. Lui era andato appunto a Piacenza a spedire le cartoline anche per Francesca. Quindi in un modo o nell'altro questo figlio qualcosa c'entrava. Leonarda però è irremovibile, suo figlio non c'entra nulla, è stata lei. Suo figlio non era al corrente che quelle cartoline, che quelle lettere fossero delle vittime. Leonarda inoltre aggiunse proprio ogni dettaglio, proprio per scagionare in ogni modo il figlio. Disse quindi di aver distrutto i corpi facendoli bollire in un pentolone pieno di soda caustica portata a 300 gradi, per creare saponette con l'allume di rocca e la pece greca, di aver poi disperso i resti nel pozzo nero e conservato il sangue per farlo attecchire al forno e mischiarlo a latte e cioccolato per farci dei biscotti. Disse anche che questi biscotti vennero dati da mangiare ai suoi stessi figli, i quali sperava di salvare da questo destino appunto che pesava su di loro, che gravava su di loro, così come aveva fatto la dea Teti, che aveva bagnato suo figlio immergendolo quasi totalmente nelle acque del fiume Stige per purificarlo e per renderlo immortale. Così anche lei voleva salvare dalla morte i suoi figli e renderli immortali, facendogli mangiare il sangue delle sue vittime. Inoltre, stando a quello che racconta Leonarda, pasticcini e saponette prodotti con i resti delle povere vittime vennero anche regalati ad amici, conoscenti, parenti, vicini. La Cianciulli fu dichiarata quindi colpevole di triplice omicidio, distruzione di cadavere tramite saponificazione e furto aggravato, con la pena di 15.000 lire, 30 anni di reclusione e 3 da scontare prima in un ospedale psichiatrico. Si trattò di una sentenza innovativa anche rispetto ad oggi. Di fatto, prima della galera, la Cianciulli fu affidata alle cure mediche, in realtà non uscì mai dal manicomio, rimase sempre nel manicomio criminale. In manicomio, scrisse, lavorò soprattutto all'uncinetto e cucinava dei biscotti che, guardato un po', nessuno desiderava assaggiare. Una suora del carcere la ricordò in questo modo. Malgrado gli scarsi mezzi di cui disponevamo, preparava dolci gustosissimi, che però nessuna detenuta mai si azzardava a mangiare. Credevano che contenessero qualche sostanza magica. Riceveva inoltre la visita regolare dei 4 figli. Il 15 ottobre del 1970, a 78 anni, Leonarda morì nel manicomio giudiziario femminile di Pozzuoli, stroncata da apoplessia cerebrale. Venne sepolta nel cimitero di Pozzuoli, in una tomba per poveri. Al termine del periodo di sepoltura, nel 1975, nessuno venne a reclamare il corpo, quindi corpo e resti finirono nell'ossario comune del cimitero della città. Il martello, il seghetto, il coltello da cucina, le scuri, la mannaia, il treppiede, cioè gli strumenti di morte usati dalla Cianciulli per compiere i 3 omicidi, sono conservati dal 1949 a Roma, nel Museo Criminologico. La legge mi ha condannato. E che mi importa della sua condanna? 30 anni, l'ergastolo, la fucilazione. Ma che mi interessa a me? 17 figli. Ah, cari miei! Se anche a voi moriranno 16 figli, non solo faresti ciò che ho fatto io, una madre solo può comprendermi, la legge mai, forse la scienza mi ha compreso. Bene, è terminato questo video dedicato a questa donna, a questa madre, a questa assassina, Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio. Sinceramente io ritengo che Leonarda si abbia approfittato e truffato queste 3 donne, depredandoli dei loro abiti, vendendoli dei loro mobili, ma ritengo davvero, a mio parere, che questa donna fosse davvero convinta e spinta dal desiderio di salvare i propri figli tramite questi sacrifici. Leonarda sicuramente era una donna molto compromessa a livello psichico, ci sono state poi tantissime perizie che sono state fatte anche grazie al memoriale che lei ha scritto. Rimane anche questo grande mistero di queste gravidanze finite in tragedia, quindi questi 10 figli morti in culla e queste 3 aborti spontanei consecutivi. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi commenti se vi va che vi leggo, fatemi sapere se c'è un serial killer, un fatto di cronaca che vi piacerebbe che io approfondissi in questa maniera. Noi ci vediamo, se vi va, al prossimo video. Ciao!